Bito 40, bravissimo musicista molese, chitarrista, ottimo chitarrista aggiungerei, che rende omaggio ad un altro grande musicista molese, un esponente della tradizione popolare molese più autentica, diciamo, Enzo Del Re. E lo fa in maniera, diciamo, poco ortodossa, che a qualche cultore di Enzo Del Re potrebbe anche far storcere il naso. Però, insomma, vediamo di cogliere il senso di questa operazione. Certo. Io do una mia interpretazione, poi vediamo se ci ho colto o meno. Enzo Del Re comincia la sua attività di musicista, cantastorie, cantautore, diciamo, nella metà degli anni 60. Sì. Collabora con Dario Fo, poi incide qualche disco. Io ho comprato un disco di Enzo Del Re nel 77, avevo 16 anni, e l'ho comprato a Milano. Ce l'ho ancora quel disco, un disco tutto giallo con le scritte rosse, Il Banditore, esattamente. E in questo piccolo particolare, il fatto di averlo comprato a Milano, c'è ancora l'etichetta del negozio, Marcucci, in via 22 Marzo. E questo è un particolare che dice molto. Intanto dice che negli anni 70 c'era chi rischiava su queste operazioni, c'era chi faceva incidere un disco a un cantastorie del profondo sud, non solo glielo incideva, ma lo distribuiva in tutta Italia. E poi, diciamo, c'è il fatto che un ragazzo di 16 anni, io avevo 16 anni all'epoca, compra quel disco, non è poco, e ci dice che i tempi sono cambiati molto, e forse riproporre, come dire, in maniera troppo ortodossa Enzo Del Re tutt'oggi non avrebbe molto senso, intanto perché mancherebbe la sua statura. Solamente lui potrebbe cantare le sue canzoni accompagnato da una sedia. E poi perché io ho colto questo nella vostra riproposizione, delle linee melodiche forse nascoste, ma che voi siete riusciti a tirare fuori. Linee melodiche che fanno delle canzoni di Del Re, delle canzoni veramente, Vito, che si possono cantare sotto la doccia. E forse questa è un'operazione importante che a lui sarebbebbe piaciuta molto, far ridiventare le sue canzoni veramente popolari. Ecco, dimmi se è questo il senso profondo che avete voluto dare a questa operazione. Allora, questa operazione nasce in verità molti anni fa. Io lo andai a incontrare e gli chiesi di poter fare una collaborazione insieme, no? Sto parlando di veramente di metà degli anni 90. E sai, lui, non so se ti ricordi, a Mola, dove vendeva le cassette. Sì, sì, intanto diciamo che Enzo Del Re è morto 10 anni nel fa. Nel 2011. Sì. E lo andai a trovare e gli proposi appunto questa cosa qua. Dopo un momento un po' così strano, perché lui era una persona abbastanza, insomma, dura, anche con un atteggiamento sempre abbastanza burbero, ma in verità, insomma, non era proprio così, insomma, veramente era la corazza di chi invece aveva subito tanto e di chi invece non voleva ancora subire. Poi mi mise a suo agio e stranamente mi conosceva, mi fece molti complimenti e io gli dissi che volevo fare questa cosa con lui. Lui mi disse: guarda, io questa cosa con te non la faccio, non mi interessa, ma a proposito di quello che tu dici, mi interessa il fatto che tu lo faccia e che quindi io, infatti anche nel CD c'è scritto, e io ti vengo a sentire, proprio questo, cioè lui era interessato comunque al fatto che la sua musica potesse avere la possibilità di essere proposta, ok? Quindi quando io poi, dopo la sua morte, insomma, dopo una serie di vicissitudini, ho cercato di fare questa cosa qua, come tu hai detto, sarebbe stato assurdo pensare di proporlo, perché lui è un gigante e i giganti vanno un attimo compresi, capiti e, insomma, studiati, e bisogna evitare qualsiasi tipo di momento narcisistico, se così vogliamo dire. Quindi la mia idea era quella proprio di renderlo fruibile, nel senso più alto del termine, chiaramente. Quindi
tutto quello che tu hai detto, quindi melodie nascoste, tracce armoniche, idee percussive, quindi ritmiche, veramente sono tutte nascoste in quella roba lì. E come si dice lì, vanno soltanto poste come le ponete voi. Le canzoni del re sembrano stranamente, ma stranamente lo metterei tra virgolette, ecco, addirittura cantabili, molto cantabili. Molto cantabili. Questo è stata la mia volontà precisa, cioè non banalizzarlo innanzitutto, perché lasciamo perdere, non voglio assolutamente fare un lavoro rispettosissimo della persona, perché stiamo parlando di uno che negli anni 70... Diciamo subito che ha lavorato con musicisti straordinari, per cui certo, era difficile banalizzarlo con questi musicisti. Loro perché conoscono un certo tipo di linguaggi, quindi Vince Abbracciante alla fisarmonica, Giorgio Vendola al contrabbasso, Marinella Di Palma alla voce straordinaria e Francesco Di Palma alle percussioni. Quindi l'idea era quella, cioè rispettare il lavoro di Enzo e renderlo il più possibile fruibile, per far sì che siano cantabili e che siano contemporanei, perché tutte le sue idee alla fine sono contemporanee, tutte le storie che abbiamo raccontato, che sono, le possiamo raccontare oggi a distanza di 50 anni senza problemi. Bene Ito, io sono venuto veramente solamente per sentire il tuo concerto, per risentire le canzoni di Enzo Del Re. Questa intervista è nata veramente come una cosa straordinaria e come, diciamo, è nata dalla voglia di far conoscere a questo punto, certo, il vostro lavoro. Innanzitutto ancora una volta il lavoro di Enzo Del Re riproposto in questo modo, e quindi diciamo il mio piccolo sassolino, il nostro piccolo sassolino lo mettiamo pubblicando su Rutigliano Online questa tua intervista. Grazie. Grazie Franco, ti ringrazio, grazie a te. Shit.